Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io vi chiedo perdono, probabilmente sentirete dei rumori di sottofondo, ma è il ventilatore e in realtà senza ventilatore io in questo momento non riesco proprio a stare, quindi perdonatemi, fa molto caldo e insomma ho bisogno di avere una fonte di aria fresca qui vicino a me. Come avrete letto dal titolo, oggi sono qui con voi per dirvi, insomma, per parlarvi della mia recensione finale su diversi prodotti, quindi quello che io penso di diversi prodotti che ho mostrato nei vari video Get Ready With Me, proviamo novità del periodo. Allora, io partirei dai prodotti che sono più vecchietti, insomma, in questa collezione e ve ne parlerò. Se mi vedete lucida, aspettate, perché parleremo anche del motivo per cui io sono lucida. Partiamo però, appunto, andiamo più o meno in ordine cronologico, quindi partiamo da quelli un po' più vecchi. Allora, io cercherò di lasciarvi i video nelle schede, quindi i video dove ho provato, in cui ho provato questi prodotti, nel caso non dovessero comparire, perché magari mi dimentico, li trovate qui sul canale, quindi basta spulciare sul mio canale e troverete tutto. Allora, partirei dal primer. Ho provato nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, questo primer di e.l.f. Si tratta del Power Grip Primer, questo è nella versione classica e era, insomma, è stato descritto come il dupe di un primer di Milk che è più famoso, più costoso. Allora, le caratteristiche che venivano elogiate di questo prodotto sono il fatto che rimane appiccicosiccio, quindi facilita sia la stesura del fondotinta che va messo poi sopra, sia la durata, perché questo strato appiccicoso in teoria dovrebbe far aggrappare meglio il fondotinta che poi si va a mettere sopra. Perché dico in teoria? Perché in realtà su di me non ho notato grandissime differenze, devo essere sincera. Io non ho mai avuto una predisposizione per i primer, nel senso che ho sempre pensato che non siano un passaggio fondamentale nel make up e io continuo ad essere di questa opinione, se non magari per quello che riguarda i primer opacizzanti, perché quelli, per chi ha una pelle mista o appunto una pelle più grassa che tenta a lucidarsi, quelli possono dare una grande mano in più e io stessa ho riscoperto i primer opacizzanti nell'ultimo anno, insomma già a partire dal 2023. Questo qui purtroppo per me non è che è bocciato, perché in realtà non fa niente di... se vedete c'è Moki che ogni tanto gira. Non è un vero bocciato, dicevo, perché in realtà non ha fatto niente di male, il problema è che non ha fatto neanche nulla di bene, quindi è un prodotto che rimane lì sul filo del rasoio, non mi ha fatto impazzire tanto da poi consigliarvelo. Allora, altri due prodotti per il viso che vi ho mostrato e che poi non vi ho più recensito sono i prodotti di Auslabs, e sto parlando del blush e del bronzer. Dei due, se devo dire che uno dei due è un prodotto imperdibile, non ve lo posso dire. Anche in questo caso sono due prodotti che non hanno né tolto né aggiunto, sono performanti, sì, non sono dei brutti prodotti viso, però non li ho trovati così straordinari per quanto riguarda la formula. Onestamente, dei blush, come dico sempre, dei blush che mi hanno fatto volare dalla sedia sono stati quelli di Succu, quelli di Valentino, quindi questi qui no. Però parlando del bronzer, ancora di meno, perché non è neanche una colorazione particolare, cioè è un buon prodotto, non sto dicendo che sia un brutto prodotto, però non ha, appunto, non mi ha dato niente di più, non mi ha fatto provare quell'emozione del dire lo voglio provare, non riesco a metterlo giù. Il blush quantomeno, almeno questo nella colorazione French Rosette, e vi dico anche il bronzer nella colorazione medium, quindi il blush nella colorazione French Rosette, vi dicevo, pur non avendo questa formula innovativa, pur non trovandolo io particolarmente imperdibile, ha un colore che per me è imperdibile, perché è un tono di rosa albicocca, che non è né troppo pesca né troppo rosa, cioè la giusta via di mezzo che in collezione non avevo, quindi diciamo che il valore aggiunto di questo prodotto per me, per il mio gusto personale, è più la colorazione che la formula.
rimaniamo in tema prodotti viso, rimaniamo proprio in tema blush, quindi come immaginerete vi parlo adesso dei Blurring Powder Blush di Nabla. In questo caso, come potete vedere, è un prodotto che mi è piaciuto molto, ne ho acquistate tre colorazioni, delle tre quella che ho sfruttato di più è Enigma, che è un malva rosato, un bellissimo colore secondo me passepartout, adatto a tutte le stagioni, e è un colore che si intensifica, quindi è modulabile, quindi va bene sia per una carnagione più chiara sia per una carnagione media. Non penso che si veda particolarmente su una carnagione scura, però ci sono altre colorazioni che sono adatte a una carnagione più scura. Il secondo colore che ho preso è Paradise, che è questo color pesca più aranciato, come potete vedere, rispetto al precedente di House Labs, e è un colore che a me piace tantissimo utilizzare in estate. Questi toni aranciati io li uso tanto in estate, quindi sono sicura che verrà con me nei prossimi mesi. L'ultimo colore che ho acquistato è Endorphin, che è questo rosso. Non è proprio un rosso in senso assoluto, ma è un rosso che poi vira un pochettino al ciliegia, ha comunque una componente di rosa all'interno, quindi quando si tende a sfumare non è proprio rosso pieno come colore primario, ma è un rosso che tende un pochettino appunto al fucsia, al rosato, e mi piace comunque molto. Questo dei tre che vi ho mostrato è quello lì più pigmentato, che quindi va dosato un pochettino e che secondo me è adatto anche a una carnagione scura, cioè con carnagioni chiare o medio chiare come la mia lo devono dosare, ma una carnagione scura può beneficiare appunto del fatto che è super pigmentato per farlo vedere. Questi blush promettono di essere opachi e di avere una texture uniformante per quanto riguarda la grana della pelle, quindi blerrante. Io sono proprio onesta con voi al 100%, io questa texture blerrante, uniformante dei pori, non l'ho vista. C'è da dire però che io... se utilizzo un primer levigante sotto, è chiaro che non posso aspettarmi chissà che dal blush. Idem, io metto sempre molta cipria perché, come potete vedere, mi lucido, e quindi la cipria il più delle volte è anche piallante. Quindi questo blush di più che cosa doveva fare? Tra l'altro io non ho neanche la grana della pelle troppo irregolare, e quindi secondo me io non posso apprezzare appieno questa caratteristica blerrante, ed è per questo che io non vedo questo effetto, perché invece so di altre persone fidate che hanno visto questa, insomma, questa qualità in questi blush, e quindi non vedo perché queste persone debbano aver mentito. Come ad esempio ho visto l'ultimo video, uno degli ultimi video di Anna Morana, lei ne parla di questi blush e dice che su di lei si vede l'effetto levigante, quindi io non ho motivo di pensare che lei stia mentendo, semplicemente forse io non ho questa grana così regolare tanto da necessitare l'aiuto di questo prodotto, o comunque vado già con prodotti ad hoc. Quindi perché io promuovo questi prodotti, questi blush a pieni voti? Per due motivi. Prima cosa, mi piace la scala cromatica, anche se sono colori che si possono ritrovare in altre famiglie, in altri brand, ma la cosa che mi fa ancora, insomma, mi ha fatto innamorare ancora di più di questi prodotti è proprio il fatto che, essendo matte, essendo super aggrappanti, quindi si aggrappano proprio alla pelle, sono anche molto duraturi nel corso delle ore. Io penso che voi possiate vedere adesso come sono truccata, e addosso stamattina avevo messo Enigma. Ancora ci sono dei rimasugli, cioè nonostante io sia tutta lucida e non ho messo l'illuminante, questo qui è Enigma, che ancora resiste sul mio viso, quindi a me piacciono proprio tanto. Io non mi sono ritoccata prima di venire qui, sono le 15:23 e io mi sono truccata stamattina intorno alle 7 per andare a scuola, sono uscita di casa alle 7:30. Oggi la giornata non è particolarmente calda, nel senso fa caldo, ma abbiamo avuto caldi peggiori nei giorni scorsi, abbiamo toccato anche punte di 40 gradi, oggi più o meno siamo intorno ai 30 gradi, quindi non è, cioè, è comunque caldo, ma non è una cosa proprio asfissiante, quindi il blush ha resistito anche al caldo, nonostante appunto io sia tutta lucida. Per me questi blush sono super promossi, proprio per dirvela in definitiva.
Un prodotto che invece mi lascia delle perplessità è il prodotto che ho utilizzato per la base, purtroppo, ed è il Tinted Su Primer di Overskin, che io ho nella colorazione 2. Allora, chi è qui da tanto tempo sa già che io sto decantando il primer di Overskin, il Su Primer, nella versione classica, quindi quella trasparente, già da mesi, cioè da quando è uscito che io l'ho acquistato, ed è un prodotto che mi piace tantissimo. Su di me è super piallante, anche se, vi ripeto, io questa cosa non è che ho proprio necessità di essere piallata, però ce l'ha questa qualità, gli riconosciamogliela, e soprattutto mi aiuta tantissimo a tenere a bada la lucidità. Io come utilizzavo il Su Primer originale? Come lo utilizzo, anzi? O come base per il fondotinta, quindi come si utilizzerebbe classicamente un primer, oppure messo da solo, giusto con una spolverata, con un pennellone ampio, come mi avete visto fare diverse volte, di un fondotinta compatto, quindi nulla di pressato proprio sopra, ma una spolverata veloce, giusto per uniformare e per settare ulteriormente. Io con questa tecnica comunque dopo tante ore mi ritrovo lucida, però reggeva abbastanza bene rispetto comunque al non mettere il primer. Io la differenza la notavo. Oggi non mi sono risettata la base, non ho sistemato nulla, proprio perché volevo mostrarvi come, anche se mi faccio un po' schifo a guardarmi adesso, però era per la scienza, volevo mostrarvi come questo prodotto è arrivato dopo diverse ore, e sto parlando di quello colorato, perché oggi che cosa ho fatto? Ho fatto la mia base con il correttore, eccetera, ho messo lui come avrei messo un fondotinta, quindi su tutto il viso steso, e sono andata comunque sopra con la cipria di Huda Beauty, quella che utilizzo di solito, ovvero questa qui, nella colorazione Pound Cake, quindi è una cipria comunque che è mattificante. Perché vi faccio vedere come sono sistemata adesso? Io questo prodotto non lo sto bocciando, semplicemente non è quello che mi aspettavo. Allora, vi faccio vedere, dicevo, come sono adesso, perché è un livello di lucidità che io ho comunque anche con altri prodotti, cioè questo prodotto qui non mi ha dato un livello di opacità in più rispetto ad altri fondotinta che io utilizzo e che setto con la cipria, cioè io da questo prodotto qui mi aspettavo che fosse un prodotto magari anche unico, quindi poterlo utilizzare anche senza cipria, perché se io devo mettere il primer colorato e poi devo mettere la cipria, a questo punto metto il primer trasparente e poi metto il fondotinta compatto che dà un pochino di colore e ho ottenuto lo stesso risultato, cioè dopo 7, 8 ore, 9 ore sono comunque lucida così. Quindi io questo prodotto non lo sto bocciando, sto solo dicendo che non noto, cioè per me, per il mio tipo di pelle, non ha niente in più rispetto al precedente, cioè con questo io non mi semplifico la vita, non vado a ridurre di un passaggio la mia routine. Invece di mettere il fondo compatto metto la cipria trasparente, perché questo qui un po' di colore già ce l'ha. Invece nell'altro caso mettevo un poco di fondo compatto perché, essendo il primer in colore, volevo dare un pochettino di uniformità anche dal punto di vista cromatico al viso. Questo è quanto, quindi non è un prodotto bocciato, è comunque un prodotto che mi piace. Io mi lucido purtroppo con tutti i prodotti, anche se metto solo il fondo compatto, dopo qualche ora sono comunque lucida, è la mia caratteristica della pelle, non ci posso fare niente, non ne faccio un dramma, lo accetto, va bene così, però io vi devo portare una recensione quantomeno sincera, e mi aspettavo che questo qui fosse un po' più potente come prodotto, soprattutto perché lo vado a settare con una cipria che è bella strong. Quindi non è un prodotto bocciato, ripeto, mi è piaciuto, lo utilizzerò, probabilmente lo porterò anche a termine, ma non è quello che mi aspettavo. Passerei ai prodotti occhi, così ci siamo tolti un po' di sassolini dalla scarpa, passiamo a dei prodotti che mi sono piaciuti. Partirei dal eyeliner di Neve Cosmetics, questo è nella colorazione Rocket, che è un bellissimo blu metallizzato. Me l'avete visto indossato in appunto uno degli ultimi video in cui proviamo novità. Il pennellino, ve lo faccio anche vedere, è fatto in questo modo, quindi un pennellino piccolo piccolo, super sottile e flessibile, quindi è morbido. Allora, io inizialmente
ho subito notato, a parte il colore pazzesco, e me lo vedete appunto in quel video, quindi vi invito ad almeno ad aprire il video e a guardare il colore dell'eyeliner. Quindi a parte il colore che mi è piaciuto proprio tanto, ho notato subito che è un prodotto che si usa con estrema facilità. Io sono abituata ormai agli eyeliner in penna, quindi tornare a questi qui con liquidi con il pennellino è stato un po' un tuffo nel passato che non mi ha fatto tanto piacere, perché io comunque continuo a preferire il packaging con la punta in penna. Però questo qui, nonostante appunto io abbia dovuto un attimo riprendere la mano, l'ho trovato di una facilità estrema. Scrive bene da subito, se finisce per caso il colore e quindi avete bisogno di caricare di nuovo il pennellino, basta andare dentro, non ci sono accumuli di prodotto, non sbava, nel corso delle ore dura bene. Non ho testato, onestamente l'unico test che non ho fatto era per vedere se fosse waterproof, non l'ho fatto questo test, non mi è capitato di aver bisogno insomma di un eyeliner waterproof. Però vi posso dire che comunque, nonostante appunto, io non so se potete vedere, ma qui ho un po' di matita sciolta, io sono andata un pochino a pulire giusto l'angolino, però un po' c'è, quindi comunque anche la mia palpebra, anche questa zona risulta un po' grassa nel corso delle ore, per questo che io poi metto la colla glitter della NYX sotto gli ombretti, perché comunque la palpebra tende un po' a produrre sebo. Quindi se questo qui ha resistito anche sulla mia palpebra, vuol dire che è un prodotto valido, non costa tantissimo e per me insomma vale la pena dargli una possibilità. So che ci sono diverse colorazioni, io sono impazzita per il blu ultimamente. E rimaniamo in tema blu, perché abbiamo il primer di Diego Dalla Palma, My Push Up Toy Lash Primer. Allora, questo è un primer di colore blu, si può utilizzare tranquillamente anche come mascara blu, se siete delle persone più audaci di me. Lo scopolino è fatto in questo modo, quindi ha diversi dentini e ha una pallina sull'estremità superiore che permette di essere precise e di pescare bene anche le ciglia più piccoline. Allora, questo qui io l'ho testato sotto diverse mascara, perché è vero che io in utilizzo ho il mascara di Overskin, ma questo qui l'ho testato anche con il mascara My Happy Toy di Diego Dalla Palma e con diversi mascara in mini size che possiedo, ad esempio il Better Than Sex di Too Faced o il mascara di Dior, non ricordo come si chiama, va bene, comunque con uno dei mascara di Dior che ho sempre in taglia piccolina, l'ho testato diverse volte e ha retto bene con tutti, ha funzionato benissimo con tutti. Questo qui è un prodotto che io trovo che vada bene a pettinare le ciglia, ad aprirle, quindi oltre a dare un po' di volume in più, le va anche a districare bene, in modo tale che poi dopo con qualsiasi mascara andate sopra avete un effetto di ciglia a ventaglio, quindi ciglia panoramiche. Chiaramente è un primer, non vi va a fare un effetto ciglia finte, questo penso che possiamo dire che valga per tutti i mascara, soprattutto se partite da una base un po' più sfigatella, non vi aspettate il miracolo, purtroppo il miracolo non lo fanno i prodotti make up, però se già partite da una buona base, con questo qua potete ottenere davvero un risultato wow. Io ho delle ciglia che definirei normali, nel senso che non sono né particolarmente sfigatelle né particolarmente belle, e mi sono trovata molto bene. Lo vorrei provare un giorno, se avrò il coraggio, lo vorrei provare anche come primer, scusatemi, come mascara messo da solo. Vediamo se con un look estivo riuscirò a infilarlo insomma nel look, riuscirò a infilarlo nel look senza risultare esagerata. Rimarrei sui prodotti occhi. Ultimamente ho testato questo prodotto, insomma ombretto duo di Clinique, High Impact Shadow Play, nella colorazione 02 Mixed Greens. Questo prodotto ha una duplice funzione: da una parte abbiamo la parte in crema, quindi lo stick di questo bellissimo verde oliva che ha dei glitterini, ha un, diciamo, un rilascio colore satinato, e poi da quest'altra parte abbiamo questo verde militare scuro che è in polvere, quindi abbiamo anche il pennino, lo sfumino che aiuta a diffondere, ad applicare e a diffondere il colore in maniera abbastanza precisa. Per il mio gusto personale questo prodotto non si può utilizzare senza pennelli, ho visto
tanti influencer che l'hanno ricevuto, che dicevano che questo prodotto, almeno nella parte in polvere, si poteva utilizzare anche senza pennello. In realtà sì, se vi piacciono i look ben definiti, perché se poi vi piace, come faccio io, sfumare nella parte esterna dell'occhio, allora con questo qui non riuscite, avete comunque bisogno di un pennello apposito per le sfumature. Se invece vi piacciono i look un po' grafici, quindi ben definiti con la parte esterna soprattutto, allora questo vi può bastare. Per quanto riguarda il prodotto in generale, trovo che sia carino, non è un prodotto brutto, però io lo boccio soltanto se lo vediamo in relazione al prezzo, perché questo qui a prezzo pieno costa sopra i 30 euro, mi pare sui 30 euro, 28-30, quindi siamo lì, comunque un prezzo molto alto, considerato che un singolo ombretto, quindi è vero che abbiamo due parti ma il prodotto è unico. Non penso che il prezzo sia equo, nel senso che non, per quello che spendiamo, non abbiamo un prodotto di tale impatto. Io ho matitoni della stessa tipologia molto più performanti, come ad esempio quelli di Wycon, quelli di Kiko, che probabilmente costano un terzo di questo qui, se non anche meno, qualcuno forse costa anche meno. Tra l'altro il colore è in crema, quindi quello che sta da questa parte dello stick è bello, è un bel colore, ma non è niente di che, cioè non lo trovo particolarmente luminoso, non lo trovo particolarmente impattante, è un colore molto semplice. Non sto dicendo che sia un brutto prodotto, semplicemente secondo me il prezzo non è giustificato, ecco, mi stavo un po' incartando, il prezzo non è giustificato. Chiaro che stiamo parlando di Clinique, quindi è comunque un brand che ha un costo un po' più elevato rispetto ai brand che troviamo insomma nel low cost, quindi non stiamo parlando di un prodotto low cost, però in generale se dovessi consigliare a qualcuno di acquistare questo prodotto non lo consiglierei. Anche se il colore mi piace molto, ma nel complesso, se si aspetta qualche collezione edizione limitata di Kiko e Wycon, questi colori qui vengono spesso riproposti e la qualità per me, per il mio modo di truccarmi, è nettamente superiore in rapporto al prezzo. Concluderei con i prodotti labbra. Allora, partirei dall'unico che è di un brand diverso da quelli che vi mostro dopo, e sto parlando di Astra. Parlo del Lip Criminal, che io possiedo nella colorazione 5. Allora, si tratta di un rossetto molto morbido, cremoso. L'effetto sulle labbra è un demi matte, nel senso che non è né proprio super opaco né lucido, siamo a metà. La formula è molto morbida, come vi dicevo, quindi facile da applicare e non è un prodotto che va a dare fastidio, non va a segnare, non va a evidenziare le pieghette delle labbra o eventuali secchezze. Non trovo che abbia qualcosa in più che lo distingue da altri rossetti che ho in collezione, però questo è un punto a suo favore, perché se è uguale come qualità ad altri rossetti che ho in collezione, che però costano di più, magari anche il doppio o il triplo rispetto a questo qui, che ha un costo che si aggira intorno ai 5 euro, quindi abbiamo rossetti di 10 euro, di 15 euro, che hanno la stessa performance di questo, allora lui vince, perché è vero che non ha niente di che lo distingua, però il prezzo è molto conveniente, quindi come rapporto qualità-prezzo vince lui. Ci sono diverse colorazioni, ho visto che ci sono colorazioni più nude, più rosate, più marroncine. Io uno di questi ve lo consiglio, anche perché il prezzo è davvero molto piccolo, quindi male che va che proprio non dovesse piacervi, avete buttato circa 5 euro. È un prodotto che potete trovare sia nei negozi fisici, ormai quasi tutte le profumerie hanno Astra, altrimenti online ci sono tantissimi rivenditori ai quali si può applicare anche si possono applicare anche codici sconto, quindi ve lo riuscite a portare a casa anche con meno di 5 euro, come è successo a me, che l'ho acquistato, se non ricordo male, sul sito di profumerie Sabbioni, e ho applicato anche il codice sconto della mia amica Michela Di Maio. Passerei all'ultimo prodotto, anzi gli ultimi due, che sono dei rossetti di Nabla. Allora, parto con quello che mi è piaciuto di meno, così lasciamo la parte bella alla fine. Beyond Jelly. Io lo possiedo nella colorazione notturna, è l'unica colorazione che ho e non ho intenzione di comprarne altre, perché nonostante questo non mi sia dispiaciuto, non mi ha neanche lasciata proprio
entusiasta. Mi spiego meglio. Allora, il colore è un, lo vedete molto scuro, ma poi in realtà sulle labbra è molto più delicato, molto più sheer, ed è un colore berry, quindi sulle labbra diventa un pochettino un viola frutti di bosco. È un prodotto che si applica con facilità, scorre molto bene, la texture è gelosa, ma nel senso buono del termine, lucida, comoda, ma non è un prodotto tipo un balsamo labbra, non lo immaginate così. Un balsamo labbra, io intendo un prodotto per balsamo labbra, intendo un prodotto che posso applicare anche così guardando il cielo di sfuggita, senza bisogno dello specchio. Questo qui è un prodotto che comunque rientra nella categoria dei rossetti, quindi la consistenza sheer, il colore molto delicato, non permette, secondo me, almeno per questa colorazione, che è comunque la più scura, però secondo me non è così facile da applicare, cioè comunque c'è bisogno un attimo di guardarsi, non lo applicate così in velocità al mattino. Non sto dicendo che sia brutto, semplicemente non è quello che mi aspettavo. Io avevo sentito diverse recensioni positive di questo prodotto, ma anche diverse recensioni negative, non nel senso assoluto, quindi non è negativo nel senso che è un prodotto che fa schifo, assolutamente no. È comunque un bellissimo prodotto, ma quando è stato lanciato ormai l'anno scorso, sono io che sono in ritardo, l'anno scorso era stato un po' paragonato ai rossetti di Revlon che erano usciti in contemporanea, che erano andati virali, cioè, o meglio non usciti, che erano andati virali in contemporanea, e io quelli di Revlon ce li ho, ne ho due in due colorazioni, e quelli sono dei prodotti un po' più lucidi, che danno quell'effetto super glossato alle labbra. Questo qui rientra nella categoria dei rossetti cremosi luminosi, quindi siamo su due livelli di prodotto diversi. Non è quello che mi aspettavo, e non è brutto, però non mi ha neanche fatto strappare i capelli. Invece, tipologia di rossetto che mi ha fatto strappare i capelli, Beyond Blurry. Ne ho acquistato un altro, quindi starà arrivando adesso un altro di questi qui. Io possiedo Dea e Afrodite, ho acquistato anche Divine Eyes. Allora, parliamo di Dea. Dea è un colore, vi faccio, se ci riesco, è un colore malva rosato, che era presente anche nella gamma cromatica dei Beyond Jelly. Anche Nocturna, questo qui che ho nei Beyond Jelly, è stato riproposto come Beyond Blurry, però per il momento non l'ho acquistato. Comunque, questo è Dea. Invece Afrodite è quello che ho utilizzato di più alla fine, anche se non l'avrei mai detto. È un rosso che però è un po' desaturato, con una punta di rosa, quindi non è proprio un rosso impattante, è un rosso delicato, ed è il tipo di rosso che mi sta facendo impazzire, e non l'avrei mai detto di utilizzare di più Afrodite rispetto a Dea. Allora, questi rossetti sono, l'ho detto forse in un reel, in uno short qui su YouTube, un'irresistibile scioglievolezza, nel senso che sono proprio belli da applicare. Questa è una cosa che ha detto anche la mia amica Michela Di Maio: sono proprio belli da applicare, a me danno proprio una bella sensazione, anche una volta che li ho applicati danno quell'effetto un po' soft matte, quindi non è proprio un matte totale, e siamo non è neanche un demi matte, nel senso non sono lucidi, sono comunque opachi, però sono quell'effetto un po' cipriato, un po' vellutato, che io ho ritrovato anche in qualche prodotto coreano, però non rossetto stick. A me sono piaciuti tantissimo, li trovo comodi, durano nel tempo, si applicano bene, ovviamente anche questi sono dei rossetti, quindi non sono dei prodotti che potete applicare così in velocità, sono dei rossetti normalissimi, li applicate come applichereste un normale rossetto. Devo dire che in questo caso mi piace tantissimo anche il packaging, che è identico a quello dei Beyond Jelly, però i Beyond Jelly con questo packaging nero e dorato sanno un po', almeno per il mio gusto personale, sanno un po' di tamarro. Scusatemi, se sono i vostri rossetti preferiti chiedo perdono, però è il mio gusto personale, quindi chiedo scusa, però è così. Invece questi qui sono un po' più delicati, questo rosa cipria opaco, cioè è tutto un richiamo alla bellezza del prodotto. Li ho applicati anche con voi, comunque in questi giorni li ho usati tantissimo, perdonatemi, dicevo, quindi li ho applicati tantissimo in questi giorni e mi piacciono tanto.
Io vi ho parlato di tutto quello di cui vi dovevo parlare, quindi sono pronta a salutarvi. Prima di salutarvi però vi invito caldamente ad iscrivervi al canale se vi va, perché ormai siamo arrivati a 1600 persone e io vi ringrazio per essere qui con me, vi ringrazio per essere sempre presenti, però adesso non ci possiamo fermare. Io non dico di voler arrivare a 2000 iscritti entro una data, perché non mi voglio dare una data limite. Io non faccio questo per lavoro, non ho ambizioni in questo senso, quindi come va va, però mi piacerebbe arrivare ai 2000 iscritti, non ve lo nascondo. So che siamo lontani perché siamo intorno ai 1600, quindi ci mancano ancora tante persone, però diffondete il verbo, se vi fa piacere appunto iscrivetevi e aiutatemi a far crescere questa piccola grande community. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, vi mando un bacio e vi aspetto in un prossimo video.